partita della gara, attenzione, siamo per tre categorie, del signore veterani e una categoria unica, Juniore, Prestino, per loro, tre tiri, Corretta, tre tiri, con la stessa di 6 chilometri, 3 chilometri di giro, e così la stessissima alla partenza. Giuseppe Gorini, voglio ricorrere questi rani, signori, chiediamo Ale, bravi, forza, bravo Ale, bravo Ale, frate, fermi lì, forza Massimiliano, vai nobile, questa è la voglia di fare attività, di fare sport, buon divertimento, forza Roberto, una corsetta, una passeggiata, chi la prende con tranquillità. Vai, forza! Cazzo, non devo fare Ricco Tonino Donato, presidente dell'Atletica Blizzard, il tecnico di questa società. Tonino Donato, dai. Postazione microfonica, grazie. E abbiamo salutato anche Gerardo Maglianidisi, che dai, proprio ragazzi, dai, ragazzi, bravi, dell'Atletica Leggera. Potete ritirare la vostra foto, 5 euro. Deve stare lì, deve stare lì. Deve cercare di stare così, perché è tanto più grande. 4, forse il quarto lo prendono un po'. E Campini, forza! Uno spettacolo di danza, primo anno, due. Non parlare, quindi... Però se Ale vuole stare con il ragazzetto. Dai Caruso, dai, bravo, bravo! Provate a immaginare un po' di angolo. Dai. Forza Moreno, dai. Dal secondo, sulla legnata qua sopra. Arrivato questo sotto. Dai. Dai, io ero stabile lì, ho detto senti, non si è provato un po' di giro, ok. Bravo Adriano, dai, posti, forza. Poi io sono riuscito a rimettermi ancora un po' di particolata. Sì, bravo. Ale! Bravo! Non sforzare, stai lì! Ha mollato il quarto. Forza Guido! Dai Natale, forza! Dai, bravo! Dai, bravo! Dai, che c'è già stato il buon lavoro. Forza ragazzi, bravi, fatemi vedere a questi giovani, bravi. Non guardare avanti, non si può vedere quello che è il tempo ufficiale, che dopo 5 minuti e 8 secondi. Certo, a procedere a lui. Dai Marco! Forza! Dai Marco! Marco Pio! Va benissimo, bravo!
Ale Marco! Dai Santa Marco, dai! Oh, facci da Marco! Perché si dai tra i come, amore? Ale Marco! Lei è passata la terza, Ha cambiato... Bravo Enrique, Bravo, va bene, ora prima... Marchese Lavinia, Marchese dovrebbe essere la sorella di altri due marchesi di sorelle. Ma come sono qui, questo momento? Categoria veterana. Come andate? Sì, Mattia, bravo, dalla mia città, caro Michele. Forza alto, bravo. Intanto Damiano Fedeli è colui che tira le fila dell'Atletico Wisp, Monte Rotondo. No? Torracchi avanti, ancora più vicino, scusate, ho fatto una piccola gaffa, non era per gli uomini, però era Torracchi che abita a 10 km da casa mia, caro Michele. Intanto i senior nella zona premiazione dagli M45 in giù, quindi la categoria senior in zona premiazione, il palco insieme a Fabio Sinatti, che oggi ha messo in piedi insieme a tutto il suo staff, l'Unione Presportiva Policiano Atletica Arezzo, che ha messo insieme questa grande kermesse del 59esimo. Intanto qualcuno ha qualche piccolo problema fisico, quindi abbandona un po' la gara, gli altri proseguono, siamo al passaggio, abbiamo detto lavoro avanti un paio di ragazzi della categoria junior, ma d'altronde se la vedono con atleti, correnti che sono anche con qualche primavera in più. Dato atto e merito loro per questa presenza, per questo impegno, al di là di quella che è l'età. Bravi tutti quanti, ovviamente. Vediamo anche il signor Sinatti, la vedo bene, come mai? Sinatti che è là che se la corre insieme a tutto il gruppo. E bene, hanno continuato a passare il gruppo della Venaria Igwe che fa il tipo ci sono loro, avete cambiato io intanto chiamerei un addetto alle foto, mi hanno detto che stavano cercando, vedendo di consultare, non hanno trovato nessuno nel canseo, quindi un addetto per la parte fotografica. Daniele, attenzione con i ragazzi, eccoli qua. I veterani, Aldo Torracchi, lo andiamo a salutare, nuova atletica Lassi, e anche per gli uomini. Dalla Romagna, vai Giuseppe. Qui te la pensa che questa atleta, che continua a una lunga storia di corse, diceva anche il juniores, eccolo qua signori, andiamo ad accoglierlo, preparatevi di rimanere anche voi signori della Giordana Lombardi, noi andiamo ad accogliere il vincitore Damiano Fedeli, vincitore junior. E invece Mattia Milani viene dalla Toscana, attenzione, c'è una volata perché Aldo
Marco Torracchi è il primo a tenere traguardo della categoria. Poi un saluto a Giuseppe Gorini. Bravo Giuseppe. Mettono che doveva vincere la sua categoria G. Veterani. E ancora una maglia da Pistoia. Massimiliano Begliomoli che chiude. Poi invece il veterano 324, Alessandro Boschis che chiude, poi andiamo ancora a vedere gli altri passaggi. Carlos Roberto De Fabritis, nome lunghissimo da pronunciare, andiamo invece a Giuseppe. 4-8-9 dal rivale Matteo Conforti, viene da San Gimignano, magari si può dire le signore e le signorine, tutto stanno partendo, mentre noi salutiamo ancora gli arrivi juniores e veterani che stanno concludendo la loro gara, e le signore della giornata lombarda andale, si andale Stefano, Stefano Sinatti all'arrivo. Sorriso. Salutiamo tutti gli amici che stanno concludendo le loro fatiche, adesso vi ricordo con il pettorale, andate a ritirare il Powerade che vi dà un po' di energie consegnando il pettorale, mentre stanno... Siamo qualche arrivo, ricordiamo Santi Sant'Angelo per la zona del Cuoio, classe 1952. Roberto May, io lo chiamo Roberto May, invece il babbo d'arte, perché è figlio di Massimo May, grande ragazzo delle distanze di 10.000, anche della maratona. Roberto Conta, dietro di lui chiude anche Hamza Bassin. Abbiamo visto l'arrivo di Bruno Bagni. Altri arrivi che si susseguono l'un l'altro, non lo so. Marco Dami, te lo dico io, perché sono lì vicino a casa mia.